Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial. Questo è Struggle for Pleasure, un brano di Wim Mertens, che è un compositore Dutch, sicuramente riconoscerai. Da questa parte andiamo subito a vedere cosa imparerai. È importante sottolineare anche in questo caso che il tutorial è stato sviluppato per i principianti. Andiamo a vedere il brano. Dunque, non è un brano molto complicato. Anche questa parte qui, che è la parte più divertente da suonare, non è complicata per il semplice motivo che le dita, ecco, non suonano melodie diverse, suonano gli stessi tasti. Solo questione di pratica, solo questione di pratica, perché poi bisognerà aumentare la velocità con cui va eseguito, d'accordo? La mano destra che cosa suona? La mano destra parte da questa posizione e suoniamo due battute con la mano destra e poi iniziamo con la mano sinistra. La prima battuta è questa. Questo Sol, Do, Fa, Sol diesis. Molto semplice. Poi muoviamo il pollice su questo Do diesis. Questi tre tasti che sono la diesis, un re diesis, un sol. Andiamo a suonare questi tre tasti chiudendo col do. La seconda parte invece non parte dal Do, ma parte direttamente dal Fa. Quindi è esattamente uguale.
alla prima, soltanto che non partiamo col Do, partiamo direttamente col Fa, quindi rivediamola. Questo punto uniamo, iniziamo ad unire la mano sinistra. Quello che suona la mano sinistra è graduale, perché iniziamo a suonare soltanto questo Fa. La mano destra suona esattamente quello che abbiamo visto finora. Quindi, unendo la mano sinistra, adesso avremo questo. Diciamo, la mano sinistra suona sempre questo ritmo e la mano destra invece suona la melodia che abbiamo visto prima. Anche in questo caso, per imparare ad eseguirlo correttamente, esercitati suonandolo in maniera molto lenta, come faccio io. Quindi inizia a suonare per piccole parti, magari inizia prima di imparare questa. Un La mano destra continua a suonare quello che abbiamo visto sinora. La mano sinistra invece si muoverà da qui a quest'ottava, Re diesis, a quest'ottava, La diesis, per poi ritornare su quest'ottava in Re diesis. Questa parte è un pochettino complicata, forse più complicata ancora della parte clou del brano. Andiamo a vedere. Ok, quindi iniziamo così. Sinistra, ok, qui. Sull'ottava di Fa da capo. Muoviamoci sul Re. Scusate, sul Re diesis.
questa posizione ed una volta arrivati in questa posizione inizieremo a suonare questo, d'accordo? Quindi per suonare questo posizioniamoci innanzitutto qui, quindi la mano sinistra suona Fa, Do, Fa, questi tre tasti, la mano destra suona Sol diesis, Do, Sol diesis. Andiamo a vedere come si muovono le dita. Dunque le dita si muovono da destra, scusate, dagli esterni, vedete dalle dita esterne verso le dita, verso il pollice, toccando tutti i tasti. Quindi ok, poi ci spostiamo da questa posizione, spostiamo gli indici da qui a qui e suoniamo questo. In sostanza da qui a qui e poi ritorniamo qui, sempre con lo stesso giochino. Questa parte è da imparare abbastanza bene perché poi dobbiamo cambiare nuovamente la posizione delle mani da qui a qui. Mano sinistra suona Re diesis, La diesis, Re diesis, mano destra suona Sol, Do, Sol. Teniamo gli indici qui e muoviamo la mano destra, mignolo e pollice di un tasto a sinistra e la mano sinistra muoviamo di un tasto nero sempre a sinistra, quindi qui. La mano sinistra, scusate, si muovono tutte e tre le dita di un tasto nero a sinistra, quindi in questa maniera qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, contattatemi pure. Ti invito solo ad eseguire questa parte in maniera gradualmente, in maniera diciamo graduale, inizia a suonarla lentamente. D'accordo? E quando riuscirai a suonare in maniera lineare tutti i tasti, potrai piano piano aumentare la velocità. Grazie.